Ciao a tutte e ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, video in cui spacchettiamo insieme l'ordine Avon di campagna 5, quindi partiamo subito. Allora, scatola solita, scusate, è ridotta malissimo, ma perché Cipria praticamente si è divertita a giocarci e quindi l'ha tutta disintegrata. Allora, partiamo subito. Su consiglio della mia iscritta molto molto carina Soraya, che saluto, le mando un grosso bacio. E ho preso questa schiuma per lavare il viso, questa schiuma detergente della linea Avon True Nutra FX. Praticamente è sì, una schiuma che può essere, che viene utilizzata appunto, scusate il caldo, per lavare il viso. Volevo leggere qualcosa in italiano, c'è scritto mousse detergente viso per pelli misto grasse, quindi comunque è anche un prodotto che va a purificare, a dare un effetto matte. Ovviamente io non l'ho ancora utilizzata, comunque vi farò sapere, quindi è un prodotto per pelli miste e siamo sempre sotto i 5 euro come prezzo. Poi per completare un po' la linea per i piedi, perché avevo preso, se non ricordo male, non mi ricordo se avevo preso soltanto lo scrub per i piedi ed anche la crema, e mi pare di aver preso anche la crema per i piedi, ho preso della linea Footworks questo spray che serve a rinfrescare e a deodorare i piedi alla menta ed aloe con una profumazione pazzesca. Vedete, questo è il prodotto, anche qui siamo sull'ordine dei 3 euro come spesa. Spray rinfrescante per piedi alla menta e all'aloe per un effetto proprio fresco, freddo, e vi farò sapere anche riguardo questo prodotto. Poi ho preso questo, sempre della linea Footworks, questo pediluvio ai sali marini, e questo. Allora, questa praticamente è una confezione da 100 ml, ma il prodotto va diluito in acqua, cioè va raccolta dell'acqua in una bacinella, poi va versata una parte di questo prodotto e si crea una sorta di emulsione e bisogna mettere i piedi dentro, ovviamente, e fare un pediluvio, stare lì 10 minuti, un quarto d'ora, insomma, rilassarci, e favorisce, diciamo, una sorta di riposo ai piedi, quindi regala un momento di relax. I piedi magari sono stanchi, affaticati, io lavoro, insomma, sto in piedi, e quindi secondo me questo è un toccasana, quindi anche questo non vedo l'ora di utilizzarlo. Come prezzo siamo sempre lì, veramente prodotti super super low cost, tra l'altro molto molto profumati, quindi aiutano anche ad odorare i piedi. Poi, per quanto riguarda il make-up, io non ho finora acquistato nient'altro oltre che i rossetti di Avon, e devo dire che con i prodotti della linea Avon Mark, quindi quei rossetti nello specifico, devo dire che mi trovo bene, mi piacciono davvero tanto. Ho voluto provare stavolta le matite occhi. Oggi ho su, l'ho indossata proprio per questo make-up, e ho utilizzato la famosissima Glimmer Stick, che mi avete veramente consigliato in tante, quindi la prima che ho preso è questa Avon True Color, la Glimmer Stick, questa qui, la Glimmer Stick Eyeliner, che io però ho utilizzato anche all'interno dell'occhio e non mi dà assolutamente fastidio, non mi brucia, non mi crea una patina che mi dà fastidio. E la matita, vedete, si presenta così ed è una matita automatica, adesso ve la faccio vedere, vedete? Allora, aspettate perché ho la scatola addosso, così riusciamo, e vi faccio vedere anche il tratto, che è un tratto semplicemente appoggiando, vedete? Proprio nerissimo, morbida, scorrevole, mi piace molto. E in realtà appunto può essere utilizzata, appunto nasce come eyeliner, io l'ho usata all'interno dell'occhio perché come eyeliner la sento troppo troppo morbida, quindi devo un attimo capire. E poi ho preso un'altra matita nera, si chiama The Big Intense Coal, sempre della linea Avon Mark. Questo è proprio un cajal ultra ultra nero, che adesso vi faccio vedere, infatti il colore è True Black. E questa è la matita, vedete, si presenta così, ha anche un comodissimo scovolino
per sfumarla, insomma, scovolino, uno sfumino. E questa è la matita, una classica matita temperabile. E adesso vi faccio vedere, guardate, super super nero, mi piace un sacco. Questa non l'ho ancora provata, quindi non vi saprei dire, non mi so esprimere anche in merito, diciamo, alla durata. Quindi nutro però grandissime aspettative e quindi speriamo di trovarmi bene. Poi ho preso un altro prodotto che mi avete consigliato in tantissime. Io in realtà il prodotto non l'ho aperto perché non voglio fargli prendere aria, perché ho tantissimi altri barattoli di creme corpo da portare a termine, quindi non mi va di aprirla se non sono certa di utilizzarla a breve. Sto parlando della crema multiuso viso, mani e corpo della linea Avon Care al cocco. Questo è un barattolone da 400 ml, come costo stiamo intorno ai 3,90 euro, ma è spesso in offerta abbinata alla crema mani, alla lozione corpo, alla crema per il viso. Conosco perfettamente la profumazione, è una profumazione di cocco buonissima. Io in realtà questa crema l'ho presa per utilizzarla come dopo sole, perché ha un effetto anche rinfrescante, rigenerante, e io mi sto trovando benissimo con la crema per il viso. Ve ne ho parlato nell'ultimo video che ho pubblicato, quello sulla mia skincare routine estiva, quindi non ho bisogno di aprirla per sentire la profumazione, che è veramente ottima, buonissima. E insomma, me l'avete consigliata, mi avete detto che funziona e anche dona anche molta morbidezza alla pelle, si assorbe immediatamente, quindi è perfetta proprio per le giornate di caldo. Poi potevo non prendere dei profumi e ovviamente ho preso un bel po' di profumi. Allora, il primo che vi faccio vedere è un profumo per Manu. Io questo profumo gliel'avevo comprato per il compleanno, perché la prossima settimana è il suo compleanno, ma lui lo ha visto e praticamente lo sta già utilizzando, quindi ve lo faccio vedere. Ho preso il Perceive, quello per uomo, e questo l'ho preso in un'offerta dedicata alle presentatrici, ed era abbinato ad un profumo da donna che potevo scegliere, insomma, a mia scelta. Avrei potuto prendere il Perceive, ma io ce l'ho già e quindi ho preso un altro profumo che adesso vi faccio vedere. Allora, la boccetta richiama moltissimo quello, la boccetta del profumo da donna, è sempre questa forma, questo cristallo bellissimo, essenziale, anche molto molto elegante. Ragazze, questo profumo è spettacolare, non solo ha conquistato me, ma ha conquistato Manu, che è di gusti, vi devo dire, anche molto difficili. Non è il classico profumo da uomo, quindi quel classico profumo da, che sa appunto da dopo barba, che non mi piacciono per niente. È però un profumo, un legnoso, uno speziato molto molto fresco, che ha un'evoluzione dolcissima sul fondo e mi piace veramente tanto. Quindi se avete in mente magari un regalino per i vostri mariti, io ho sentito il Mesmerize, che è anche molto buono, ma questo mi ha letteralmente conquistato, è veramente un ottimo ottimo profumo. E allora, poi ho preso un anticipo di campagna 7, che poteva essere ordinato sia con la campagna 5 che in campagna 5 che in campagna 6, ed è questa meraviglia. Io l'ho preso questo profumo fondamentalmente per il packaging e per la boccetta. Si chiama Peace and Love Attitude. Allora, questa è la scatolina, che è bellissima, quindi super estiva, super colorata, e stiamo parlando proprio di un profumo estremamente estivo, perché è un agrumato per eccellenza, un agrumato fresco. La boccettina è incantevole, quindi bellissima anche per un'occasione, insomma, per fare un regalo, perché è troppo carina anche da collezionare, veramente molto molto bella. E vedete, così spray, ed è un profumo, scusate, me ne spruzzo un po', ed è un agrumato buonissimo, secondo me c'è tanto limone, tanto cedro, buono buono veramente. E non mi ricordo questo quanto l'ho pagato, forse intorno ai 6 euro, comunque è una novità. Sa proprio di acqua di colonia, è proprio molto molto fresca come profumazione, deliziosa la boccettina. Poi questi due profumi li ho indossati, quindi vi so anche dire già cosa penso di questi profumi.
ovviamente catturata più che altro dalla piramide olfattiva, quindi ho deciso di acquistarli. Il primo è i Marie Fantasy, che è questo. Ci sono diverse tipologie di questa linea di profumi. Diciamo che mi aveva catturata quella nota di nocciola caramellata che mi piace moltissimo, sicuramente non in sintonia con la stagione perché è un profumo, un orientale caldo, ma una buonissima profumazione. Questo è il packaging, come sempre molto carini i packaging dei profumi Avon. Profumazione meravigliosa, molto dolce, ma allo stesso tempo anche come dire, con una nota fresca balsamica. Però ragazze, cioè, non so se dipende dalla mia pelle, non dura niente, un po' una delusione come l'Avon Attraction. Profumazione buonissima, molto originale, particolare, una buona piramide olfattiva, però ahimè delusione totale, perché questo profumo su di me dura mezz'ora, non di più, dopo non lo sento più, cioè proprio sparisce, evapora totalmente, quindi molto deludente. Discorso diverso invece posso farvi dell'Avon Mesmerize Black. Questo profumo è buonissimo, è un classico talcato, è un profumo floreale, fiori bianchi, parliamo appunto di fiori bianchi, molto muschiato, ambrato sul finire, una boccettina che mi fa pensare appunto al mondo medio orientale, molto arabeggiante, molto bella come boccettina e super elegante. La profumazione, vi ripeto, è buonissima, un bel floreale bianco delicato, secondo me è ottimo anche in questa stagione, molto delicato e talcato sul fondo, nulla di estremamente originale e nuovo, ma molto gradevole come profumazione. Questo, contrariamente all'Imari o i Mari, ma credo si dica i Mari, ha una persistenza molto più alta, non dura chissà quante ore, ma quelle 3-4 ore comunque riesco a sentirlo. Non sono due profumi che lasciano la scia, che sono invadenti, sono molto discreti, delicati, molto femminili, però ecco, quello assolutamente no, devo bocciarlo proprio per la persistenza. Questo invece ha un'ottima persistenza. E credo di avervi detto tutto. Bon, poi all'interno ci sono tutti i cataloghi della campagna, tra campagna 6 e anticipo di campagna 7. Quindi questi erano tutti i prodotti che io ho ordinato. Come sempre aspetto i vostri commenti, in cui mi consigliate sempre dei prodotti Avon, così insomma li testo e vi faccio sapere. Io vi mando come sempre tanti baci e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ciao!